c'è il bisogno di temperature alte e di un aumento della massa muscolare. Infatti questa ricerca olandese conferma che le donne lavorino meglio in ambienti riscaldati perché il loro fisico percepisce in maniera differente il freddo. Quindi è una questione prettamente metabolica. Il metabolismo maschile è per il 35% più veloce di quello delle donne, le quali sono decisamente più sensibili al freddo. Ma adesso vorrei, a prescindere da queste indagini statistiche che lasciano il tempo che trovano, ma secondo te perché? È perché non è, a volte non sono mai veritieri, a parte che questi l'hanno fatto sugli inglesi che sono ormai fuori Europa, quindi avranno una temperatura corporea diversa. Fatti loro, ecco, diciamo. Io direi dai nostri amici maschili e femminili di fare un'interrogazione parlamentare. Facciamo allora, una bella carrellata, soprattutto a chi non ha parlato. Sentiamo Fatti, per esempio. Vai su Fatti, vai. Buonasera. Fatti, che ci dici? Credo che sia sbagliata la statistica, perché in Olanda, noi siamo in Italia, a Napoli le donne sono focose, si sa, per natura, credo che ci sia più un'alta temperatura, quindi non credo, io poi non ho mai freddo, almeno io, ma la maggior parte dei miei amici è tutto il contrario, perché quando si va allo stadio, per esempio, io sono andata sotto la neve, con la pioggia, la grandine, io... essendo focosa non ho mai sudato, ho sentito freddo. C'è anche la componente Napoli che aiuta molto, sì, ecco. Sì, sì, hai capito, Federico? Di calcio. Io sono Fatti Azzurra, certo, quindi, certo, per chi non mi conoscesse, quindi. Magari riusciamo a fare anche 5 minuti in chiusura, vero Raffaele? Assolutamente. E poi credo che chi sente freddo è perché è malaticcio, eh. Beh. Vediamo qualcuno che è malaticcio, che alzi le mani, vediamo, qualcuno vediamo. Qualcuno che vuole... alza la mano. Sì, proviamo. Proviamo malaticcio. Allora sentiamo il parere, non si sente il microfono. Non si sente. Sì, vediamo. Sì, vediamo più. Portatelo in by, ecco, stand by. No, dicevo, io sono risolto. Malaticcia notoria, i miei amici lo sanno. Cioè, quest'inverno è stato il primo inverno che ho affrontato qui. Avevo comprato tutto l'abbigliamento, quello tipico della neve, i calzini, come che si chiamano quelli, il materiale che... Ma il microfono si sente? Niente, non si sente? Dico change. Dai. Cambiamo i microfoni. Direi anche di cambiare zona, avviciniamo più in proiezione geograficamente, noi dai, sono andati bene. Siamo in campagna, questa è la dimostrazione che il pubblico ce lo può portare a casa, capitano questi inconvenienti, ma noi ci alimentiamo gli applausi, se no sentiamo. Prego. Quello che volevo dire è che io ero proprio terrorizzata ad affrontare questo inverno in campagna dalla mattina alla sera eccetera, proprio perché malaticcia cronica, come diceva Patrizia. Eppure ce l'ho fatta, però è anche vero che quest'inverno non è stato un inverno, diciamoci la verità. Non so se ve lo ricordate, già avete la testa all'estate, quindi avete dimenticato che non è stato un inverno in realtà. Vabbè, detto questo. Va bene, abbiamo sentito il parere di Loredana, adesso il parere di qualche. Adesso sentiamo maschietto. Assolutamente. Che la teoria, Alessandro, veniamo da qui. Da tutti i poveri. Senti, più freddo meno freddo. Penso che però non si sente, non si sente. Vieni al centro. Vieni in aria. Accentrati, ragazzo. Sono molte mie conoscenze femminili che sentono sempre freddo. Però a parte. Ma ci devi fare anche nome e cognome, eh? No, non lo posso. Tiziana! Vogliamo parlare di Tiziana. Spero che hai sempre freddo. Ci abbiamo un nuovo assunto da poco, ragazzi. Inviato Mancini 6. È tutto a nero, non si sente tanto il microfono lì, va bene. Vabbè, già sai che Tiziana, un applauso a Tiziana, perché già sai che ha dato due parole di... Applauso, dai! Applauso! Quindi insomma, tu sostieni la stessa teoria di Patti. Sì, poi ho un'esperienza personale, però su questo, che spesso le donne sono più freddolose di noi maschietti. Patti un'eccezione, eh? Vabbè, Patti, tu sei super Patti. Forse perché tu, ho capito perché che tu, c'è? Le tue donne sentono freddo. No, le mie donne, stai grave, ma... Non sbagliamo gli altarini! In generale, le amicizie mie femminili. Vabbè, questo sì, in senso lato. L'uomo in quel senso, che l'uomo riscalda e la donna... Quindi tu, inverno, stai a mezze maniche? No, allora, Ciro, vediamo un attimino all'angolo, i signori non hanno parlato.
parlato in quell'angolo là. Probabilmente forse è meglio che vengano chiaramente gli stuzzi che poi loro vengono qua perché non... Adesso, ecco, vediamo da questo lato per esempio. Sì, il signore ha capito la domanda, forse stava dormendo. No, allora, a parte la bella statistica ovviamente va sempre rispettata perché non so su quante persone l'avranno fatta. Sempre a Londra l'hanno fatta comunque. Ma comunque anche qua a Napoli devo notare sicuramente, conosco anch'io molte donne che hanno più freddo di me sicuramente. Perché lei comunque è tacciato come uno che sente caldo o freddo? No, ma in genere è caldo, anche d'inverno non porto mai calzini. Benissimo, quindi... un applauso al signore che ha cambiato il clima da solo, bravo, complimenti, bravo. L'uomo che cambiava il clima, ecco. Non attenzione al grido, se no fai un salto. Sono abituato male io, questo è il problema. Va bene, è esaurito il suo pensiero, la ringrazio. Vado a posto 4 come votazione. Parlo di prenderti pure il microfono. Alzate la paletta per vedere un attimino lui che rendimento ha avuto, ma penso 4, non è stato. 4, assolutamente. Sì, dobbiamo ascoltare anche la musica. 2, hai messo 2. Par condicio, mi sembra. Vai un attimino in fondo dai signori, vediamo un attimino altre votazioni, valutazioni. Assolutamente sì, racconto un particolare in inverno. Piumone che copre entrambi, ma dal mio lato anche due coperte. E questo penso che faccia. Che bello! Queste sì che sono le coppie. Questa è una testimonianza. Sono cose che cambiano la vita. Non vi sposate, non vi fidanzate se non sapete il grado di temperatura dell'altro. Bisogna venire a fare una prova. È l'unica discriminante, quindi. Dobbiamo parlare di matrimonio? Sono cambiati i valori adesso. Va bene, io direi. Ora ce l'abbiamo, a pausa. Passiamo anche, abbiamo anche un brano prima della pausa. Sì, sì, dovremmo avere un ultimo già brano. Già li vedo affamati perché c'hanno delle facce già affamate. Poi hanno, no? Dei tic. Avete chiaramente conservato i vostri ticket che hanno un valore. Quanto valore hanno? Zero. No. Zero, non hanno un valore. No, non è vero. Però saranno convertiti in roba che si mangia. Assolutamente. E quindi. Male, allora il prodotto. Raffaele, ma io so che il pezzo musicale è un pezzo importante. Assolutamente allora, sì. Che pezzo abbiamo scelto dopo abbiamo fatto una grande consultazione? Un applauso a Raffaele perché mi è stato tutto il pomeriggio, anche se a casa mia lo volevano cacciare, l'ho dovuto tenere. Questo è uno delle praticamente dopo porta spese, abbiamo fatto una scaletta di varie canzoni, le abbiamo scelte, rimesse, controscelte, rimesse, poi è venuto Antonio, il tecnico ingegnere, e ci ha rotto tutte le canzoni che avevamo messe. Vabbè, adesso quelle buone che sono rimaste, quali sono? Allora, intanto ce ne sono tante belle, soprattutto il prossimo pezzo che appunto lo ascoltate e c'è poi lo stacco dove potete andare a mangiare tranquillamente. Ci sarà una pausa di assolutamente di mezz'ora. Sì. Una scaletta tutta italiana, vero? Ah, beh, certo, sì. In realtà ci avevo fatto caso proprio stasera, a pochissimi istanti dalla diretta, perché alla fine, nonostante qualcuno preferisca sempre la musica estera, che è bellissima comunque, però abbiamo un pezzo da farvi ascoltare di un artista nostrano. Vi facciamo ascoltare questo pezzo, poi si va in stacco musicale, rilassatevi tranquillamente, ma nel frattempo io vi consiglio di ascoltarvi Tony Esposito con Kalimba de Luna.